Nel prossimo episodio di My Home, My Destiny del 29 e 30 novembre, assisteremo a nuovi sviluppi nella vita di Mehdi e Zeynep. Dalle tensioni familiari alle crescenti responsabilità di Mehdi, il destino di questi personaggi si sta evolvendo in modi sorprendenti. Scopri cosa accadrà quando il passato di Mehdi si scontra con il presente, portando nuovi rischi e sfide nella sua vita e in quella di Zeynep. Le decisioni prese ora potrebbero plasmare il loro destino in modi inaspettati. Non perdere l'emozionante evoluzione della trama. Dopo la liberazione, Mehdi trascorre del tempo all'aria aperta con la sua famiglia, ma l'atmosfera non è così gioiosa come sperato. Uomini legati all'anziano Cengiz, Nu e Cemile, espongono dubbi su Mehdi e la sua connessione con loro. Mehdi spiega di essere stato aiutato dall'anziano e di dover gestire i suoi affari aziendali in cambio. Cengiz possiede diverse attività, compresi hotel e ristoranti, che Mehdi gestirà. Nonostante le preoccupazioni di Nu, Mehdi rassicura tutti sulla situazione e informa che Cengiz ha anche fornito loro una nuova casa. Anche a casa di Zeynep, l'atmosfera è tesa. Mentre Mehdi è fuori, le donne aspettano preoccupate il suo ritorno, specialmente Nermin, che non nasconde la sua ansia. Quando Mehdi torna, le donne notano la presenza di uomini sospetti, creando ulteriore tensione. Sultan accoglie Mehdi, sperando di mediare tra lui e le madri di Zeynep. Mehdi e la sua famiglia entrano in casa, ma Nermin e Sakine sembrano a disagio. Mehdi, prendendo in braccio la piccola Mujgan, si scusa con Nermin e Sakine per ciò che ha fatto a Zeynep, assicurando che non rappresenterà più una minaccia. Nermin non è convinta e ritiene che la presenza di uomini loschi peggiori la situazione. Mehdi accetta la situazione senza ribattere, cercando di scusarsi con Sakine, ma lei, pur essendo stata accondiscendente in passato, si sente in colpa per averlo sostenuto e non può considerare il perdono. Mehdi lascia la casa con la sua famiglia, mentre Zeynep, pur sorpresa dalla sua calma, esprime preoccupazione per gli uomini che lo seguono, sospettando attività illegali legate all'anziano Cengiz e lo esorta a stare attento. Mehdi e la sua famiglia sono accompagnati dagli uomini di Cengiz alla loro nuova dimora, una residenza enorme e lussuosa che suscita immediato stupore in Kibrit e Benal. Nu e Cemile, però, sono perplessi riguardo alla possibilità di permettersi una proprietà così sontuosa, soprattutto Nu, che continua a preoccuparsi per la natura del rapporto lavorativo tra Mehdi e Cengiz, ormai certo che le attività dell'uomo non siano affatto legali. Quando rimane solo con sua moglie, Nu condivide le sue preoccupazioni, ma Cemile, sebbene inizialmente preoccupata, cerca di smorzare i timori concentrandosi sugli aspetti positivi della nuova situazione. Hanno una nuova casa e sono finalmente riuniti a Mehdi. Tuttavia, Nu rimane impassibile, avvertendo il pericolo che li circonda. Gli affari di Mehdi non sono affatto legali, e la scorta di quegli uomini suggerisce che tutti loro siano in qualche modo in pericolo, nonostante la libertà di Mehdi. Tutti sono ansiosi per la sicurezza di Zeynep. Zeynep, al contrario, sembra sollevata e finalmente rilassata. La risoluzione del caso di Mehdi, la consapevolezza del suo matrimonio e il fatto che Bari sia al corrente della situazione tranquilla la rendono estremamente ottimista riguardo al futuro. Ora può concentrarsi solo sulla sua carriera e sul rapporto con Baris e decide di trascorrere la serata con lui. Anche Mehdi e la sua famiglia escono per cena, con gli uomini che hanno prenotato un tavolo in un ristorante lussuoso. Tuttavia, quando arrivano, si rendono conto che non è stato riservato solo un tavolo per loro, ma l'intero ristorante. La sorpresa del trattamento riservato a loro li rende orgogliosi della crescente influenza di Mehdi. Solo Nu sembra essere a disagio in questa situazione, specialmente quando gli uomini di Cengiz si siedono ai tavoli circostanti durante la cena. Questo costante controllo aumenta le convinzioni di Nu che gli affari di Mehdi siano illegali e pericolosi. Quando Meto li convoca per discutere dei programmi del giorno successivo, le paure di Nu sembrano concretizzarsi. Se vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità di My Home, My Destiny, assicurati di iscriverti al nostro canale. Clicca sul pulsante iscrizione e non perdere nemmeno un episodio. Mehdi si trova ad affrontare nuove responsabilità, gestendo non solo ristoranti e hotel, ma anche conducendo sopralluoghi nelle attività più cruciali e redditizie di Cengiz.
Meto sottolinea l'importanza di comunicare chiaramente la situazione alla sua famiglia, sottolineando la necessità di massima precauzione e di essere costantemente scortati dagli uomini di Cengiz. Megdi, ora capo delle attività, informa Meto che dedicherà il giorno successivo alla sua famiglia, rimandando i sopralluoghi previsti. In un momento di confidenza con Megdi, Nu esprime i suoi dubbi sulla sicurezza della situazione. La costante scorta da parte degli uomini indica per lui un pericolo imminente e l'illegalità degli affari, suggerendo a Megdi di dissociarsi finché è possibile. Megdi cerca di tranquillizzarlo, sottolineando che hanno affrontato nemici in passato e ora ha il potere di difendere la sua famiglia e aiutare il quartiere. Nu, sebbene comprenda le intenzioni benevoli di Megdi, teme le conseguenze di coinvolgersi negli affari di Cengiz. Infine, Nu consiglia a Megdi di mantenere le distanze da Zeynep per evitare ulteriori complicazioni legali. A questo punto, Megdi confessa che, sebbene l'ami ancora, lascerà stare Zeynep, avendo compreso i propri errori ma senza smettere di amarla o credere che siano destinati a stare insieme. Nel frattempo, Zeynep e Baris cenano serenamente, con Zeynep sollevata per la risoluzione del caso e la sensazione di libertà conquistata. Nonostante Baris la avverta del pericolo che potrebbe correre per la libertà di Megdi e i suoi nuovi affari, Zeynep preferisce concentrarsi sul presente e sulla loro relazione. Entrambe le cene si concludono con Baris e Zeynep che rientrano serenamente a casa. Il destino di Megdi, tuttavia, prende una svolta drammatica quando, usciti dal ristorante, vengono improvvisamente assaliti da uomini armati su moto. In pochi secondi di terrore, Megdi cerca di proteggere la sua famiglia mentre i suoi uomini rispondono al fuoco degli assalitori, che rapidamente fuggono in moto. Megdi, furioso, accusa Meto di mettere in pericolo la sua famiglia nel primo giorno di libertà. Urla la sua rabbia e minaccia di revocare l'incarico a Meto e ai suoi uomini se non garantiranno adeguatamente la loro sicurezza. Meto, colpevole, si scusa, ma sottolinea che la decisione spetta a Cengiz. Nonostante l'avvertimento, Megdi, sicuro di non essere solo una pedina di Cengiz, torna a casa con la sua famiglia. Tornati a casa dopo l'aggressione, Nu cerca ancora una volta di far aprire gli occhi a Jemile. Essere stati attaccati da uomini armati dovrebbe farle capire che Megdi potrebbe non essere in grado di proteggerli. Il compito principale di un padre è quello di assicurare la sicurezza della famiglia. Jemile concorda con suo marito, ma la sua visione della realtà sembra ancora distorta. Afferma che se quella sera Megdi non è riuscito a proteggerli, la colpa è degli uomini di Cengiz, che sono vicini a Megdi solo perché pagati da lui. Secondo lei, Megdi ha bisogno di un amico fidato che lo aiuti nei suoi affari e nella protezione della famiglia. Jemile suggerisce a Nu di dimettersi dal lavoro di autista per Baris e di unirsi a Megdi per risolvere la situazione. Nu cerca di non sconvolgere troppo sua moglie, ma le spiega che, anche se può amare e sostenere Megdi, non può ignorare l'illegalità dei suoi affari. Non può seguirlo ciecamente ora che la pericolosità della situazione è evidente. La sua priorità è mettere al sicuro la famiglia. Jemile capisce che Nu è disposto a lasciare sia lei che Megdi per garantire la propria sicurezza. Gli chiede se preferisce lavorare per Baris anziché stare al fianco di Megdi. Nu spiega che continuerà a lavorare per Baris solo per mettere da parte del denaro e partire con lei. Ritiene che sia meglio avere una vita dignitosa anche se non ricca piuttosto che rischiare la vita e vivere nella paura costante. Jemile, tuttavia, ribadisce che non lascerà mai il fratello e esorta Nu a lasciare il lavoro con Baris, minacciando di cancellarlo dalla vita di Megdi se dovesse scoprirlo. Nu, stanco di seguire ciecamente Megdi, decide che non accetterà che la sua vita e quella di sua moglie siano messe in pericolo per le scelte di qualcun altro. In camera da letto, mentre Megdi si prende cura della piccola Mujgan, Benal rinnova il suo affetto e desiderio per lui. Tuttavia, le risposte di Megdi convincono Benal che, nonostante il matrimonio, Megdi non si sente veramente coinvolto emotivamente con lei. Il giorno successivo a colazione, tutti si confrontano con un articolo apparso su un noto giornale riguardante la vicenda di Megdi e Zeynep. L'articolo narra dell'ingiusta accusa di cui è stato vittima Megdi e di come sia stato successivamente scagionato grazie all'intervento del suo avvocato e della sua ex moglie, la quale lo aveva denunciato per rapimento. La notizia è accompagnata da una foto che ritrae Megdi, Zeynep e Baris.
Leggendo l'articolo, Noor si dispiace sinceramente per Zeynep, coinvolta nuovamente nei problemi di Mehdi. Nermin si innervosisce per la vicenda in sé, ancora incapace di credere che sua figlia abbia potuto difendere Mehdi, e risente del fatto che ora sia diventata notizia pubblica. Özlem, ancora una volta scioccata, coglie l'occasione per denigrare Zeynep e le sue decisioni, preoccupata che la vicenda possa danneggiare la reputazione della sua famiglia. Durante la colazione, Mehdi chiede a Noor quando intende dimettersi dal suo lavoro di autista. Anche se Noor ancora non sa che Mehdi è a conoscenza del suo lavoro per Baris, reputa comunque opportuno che Noor si dedichi agli affari di famiglia anziché lavorare per qualcun altro. Noor, saldo nella sua decisione di mantenere un reddito indipendente, gli risponde con una mezza verità, dicendo che non si dimetterà e vuole mantenere la sua indipendenza economica. Mehdi lo lascia andare al lavoro, ma gli raccomanda di riprendere quella discussione in futuro, perché per lui Noor dovrà dimettersi e collaborare nei loro affari. Nel frattempo, Baris chiama Nermin e le comunica che finalmente è riuscito a recuperare tutti i soldi che Ekrem le aveva sottratto. L'emozione e la felicità di Nermin sono incontenibili. Promette a Baris di organizzare una festa in suo onore e subito dopo propone a tutti di uscire a fare shopping dal parrucchiere e di godersi un po' della sua fortuna. Essi l'hanno sostenuta nei momenti difficili, condividendo le sue sfide economiche, e ora Nermin desidera condividere la sua fortuna con loro. Sultan ed Emine, consapevoli delle preoccupazioni di Sakine riguardo a Zeynep, cercano inizialmente di declinare gli inviti di Nermin, ma quest'ultima insiste. Cerca anche di convincere Sakine, ma alla fine Sakine decide di rimanere a casa. Sultan ed Emine, infine, cedono e si uniscono a Nermin per una giornata di shopping e bellezza, trascorrendo insieme una giornata piacevole. Zeynep e Baris trascorrono una meravigliosa giornata insieme, passeggiando lungo il lungomare e lasciandosi trasportare dalla spensieratezza. Girano in monopattino, assaporano cozze da un rivenditore ambulante, bevono tè, scherzano, ridono e si scambiano effusioni. I due sembrano trovare la loro dimensione, non solo affrontando lavoro, problemi familiari e offrendosi reciprocamente supporto, ma anche con scherzi, risate e complicità. Tornati a casa, mentre Sultan ammira gli acquisti della giornata, Alireza chiama e invita a uscire Sultan, che accetta l'invito senza pensarci troppo, sebbene si chieda il motivo per cui lui l'abbia proposto fuori dalla sua abitazione. La complicità e la probabile attrazione tra i due non sfuggono a Emine, che ammette di essere contenta che la madre sembri aver trovato un uomo che le piaccia. Tuttavia, la mattina successiva sembra essere amara per Benal e Jemile, rimaste sole in casa. Benal esprime il suo rammarico per il fatto che Mehdi non la consideri veramente una moglie e è convinta che alla prima occasione Mehdi seguirà Zeynep perché è ancora innamorato di lei. Jemile, già abbastanza triste e preoccupata per il fatto che Noor abbia scelto di lavorare per Baris anziché assecondare il fratello, si trova di fronte a un'altra persona che non giudica bene l'atteggiamento di Mehdi. Jemile, che sperava che il rilascio di Mehdi avrebbe portato gioia e serenità nelle loro vite, si ritrova ancora una volta sola e ansiosa per le sorti della sua famiglia. Jemile, già abbastanza triste e preoccupata per il fatto che Noor abbia scelto di lavorare per Baris anziché assecondare il fratello, si trova di fronte a un'altra persona che non giudica bene l'atteggiamento di Mehdi. Jemile, che sperava che il rilascio di Mehdi avrebbe portato gioia e serenità nelle loro vite, si ritrova ancora una volta sola e ansiosa per le sorti della sua famiglia. Grazie per aver seguito questo avvincente aggiornamento su My Home, My Destiny. Se hai apprezzato il video e desideri essere sempre informato su tutte le vicende dei nostri personaggi, ti invitiamo calorosamente a iscriverti al nostro canale. Clicca sul pulsante iscrizione, attiva la campanella delle notifiche per ricevere avvisi sui nuovi episodi e lascia un like se sei appassionato di drammi emozionanti. Non dimenticare di commentare sotto il video con le tue teorie e aspettative. La tua partecipazione rende la nostra community ancora più speciale. Grazie per essere con noi e ci vediamo nel prossimo episodio di My Home, My Destiny.